Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln con un nuovo episodio di Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante. Siamo con la nostra squadra, la Inazuma Japan. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto l'Italia e il Re Dark purtroppo è morto, misteriosamente. Ha avuto un incidente con la sua auto, nonostante fosse stato portato via dalle autorità. O forse ho letto male io, ma c'era scritto la targa sembra quella della macchina di Mr. D. Quindi è morto. Vedremo poi. Andiamo ragazzi, se non ci sbrighiamo ci perderemo la partita dell'Italia contro il Cotarlo. Oh mio Dio! Li fanno neri. Ehi, aspettatemi, fatemi riprendere fiato. Chi vincerà secondo te? Deve vincere la squadra di Paolo. Abbiamo visto quanto sono forti. Quanto sono forti, non quando. Ma l'allenatore del Cotarlo potrebbe essere tuo nonno. Se è David Evans a guidare la squadra, batterli non sarà facile. E l'allenatore italiano non è più in giro, no? Certo che Red Dark è proprio un genio a sparire in un momento del genere. Smettila, Caleb. Beh, il signorino non si degna di rispondere. Caleb, basta! Ehi, avete sentito l'urlo del pubblico? Forse è finita la partita! Sì, è finita malissimo, è finita. Per l'Italia. Mark, guarda il tabellone. Eh? Non ci posso credere! Attenzione, perché la cosa è scioccante. 0 Italia, 8 Cotarl. Ed ecco il fischio finale! La squadra cotarlese dei piccoli giganti ha schiacciato l'Italia. La loro vittoria li porta dritti in finale. Non vedo l'ora di scoprire se ad affrontarli sarà il Giappone o il Regno. La squadra italiana è stata letteralmente travolta. Se ne torneranno a casa con la coda tra le gambe. Capitolo 9. La resa dei conti con Zulan. Tosta, ragazzi. Cos'è successo, Paolo? Come hanno fatto a segnare tutte quelle reti? Si sono ricaricati con le merendine e invece voi no. Erano molto più forti di noi, Mark. Non abbiamo potuto fare niente. Eravamo 0-0 alla fine del primo tempo. Ma nel secondo tempo le cose sono cambiate all'improvviso. Erano più veloci, più forti di noi. Erano impetuosi come un fiume in piena. Non potevamo fermarli. Non ci credo. Il nostro sogno era tenere in mano quella coppa. Ma è tutto finito. Abbiamo deluso il nostro capitano. Ragazzi, ascoltatemi tutti. Oggi siamo stati sconfitti, è vero. Ma non dobbiamo perderci d'animo. Possiamo ripartire da qui. È proprio come dice il nostro capitano. Se non conosciamo i nostri limiti, non potremmo mai crescere. In questo momento ci sentiamo sconfitti e senza speranza. Ma ci risolleveremo e ci riproveremo. Non ci arrenderemo mai. Paolo. Tutti che piangono. Perché l'Italia ha perso? Oggi l'unico obiettivo per me era cercare di non fare piangere davanti allo schermo e non deludere quei bimbi che sognano di arrivare a giocare in nazionale, come rimasi io deluso, ma con dignità non piansi davanti allo schermo sul palo di Rizzitelli nel 92 contro la Russia. Mark, avrei tanto voluto sfidarti in finale, ma è andata così. Che peccato. Anche a me dispiace molto, Paolo. Quindi la prossima partita è con il Brasile. Sono molto bravi, ma fate attenzione. Non dimenticate che il loro allenatore è Zulan Rice. In bocca al lupo. Grazie Paolo. Il loro capitano Macro Bingo sembra essere un giocatore fantastico. Non vedo l'ora di poter giocare contro di lui. È tipico di te, Mark. Vi auguro di vincere. Ma sono auguri sinceri? Attenzione! Oh, una chiamata.
È un numero che non riconosco. Pronto? Oh, beh, sì, è qui, un attimo. Mark, c'è qualcuno che vuole parlare con te? Non ho detto chi è. Ah? Chi sarà? Pronto? Parlo con Mark di Razzoma Japan. Devo parlarti di una cosa. Ti aspetto ai vostri alloggi. Ma chi parla? Ehi, hai riattaccato! Chissà chi era? Dobbiamo tornare agli alloggi e scoprirlo. Hai letto gli appunti supremi di David? Eccoli qua, appunti supremi. Capacità parametri aumentata. Ora puoi incrementare ulteriormente i parametri di alcuni giocatori. Hai già letto questo volume, dai! Wow, ho 99 monete blu. Accidenti. Ne ho tante. Biglietto del concerto ancora non posso usarlo. Vado ad allenarmi un po', quindi ci ribecchiamo qui. Eccoci qua. Finalmente tornati nell'area giapponese. E dunque, vorrei dirvi una cosa prima di andare avanti. Nello scorso video ho detto, anche se poi ho tagliato un paio di volte che l'ho detto, che in realtà la mossa avvitamento esplosivo poteva potenziarsi ulteriormente. No, il problema è che sto giocando a Ogre nella versione francese del gioco. Sì, ho la versione francese che contiene spagnolo e italiano. Sto giocando in francese, non so neanche io perché, ho detto volevo provarlo a giocare in francese. C'era il salvataggio di un altro ragazzo, quindi non era mio. E c'era questo salvataggio, giochiamolo in francese e praticamente la mossa avvitamento, o meglio, tutte le mosse che hanno evoluzione 2, in realtà sono 3. Cioè praticamente hanno i numeri, la mossa normale, 2 e 3, non hanno 1, 2 e 3. La mossa normale è già il livello 1 per loro, quindi quando sale di livello è al livello 2 e poi può salire ancora al livello 3. Mentre noi abbiamo avvitamento esplosivo evoluzione 1 e avvitamento esplosivo evoluzione 2 massimo. Non arriviamo a 3 perché loro partono da 1 mentre noi partiamo da 0 per dire. Quindi purtroppo è andata così. Scopri chi ti sta aspettando negli alloggi, Macro Bingo, il giocatore del Brasile. Ce l'hai fatta, ragazzo. Beh, direi. Allora eri tu, Macro Bingo. Che cosa ci fai qui? Ti ricordi di me? Bene, andrò dritto al punto. Mark Evans, in Azuma Japan. Devo chiedervi un favore. Senti, allora, già che non ci conosciamo, però ci chiamiamo per nome, ma tu vieni qua a chiedermi favori. Quando ci affronteremo nelle semifinali, dovete lasciarci vincere. Che cosa? Dobbiamo vincere la prossima partita, dovete lasciarcelo fare. Ma ovviamente non posso aspettarmi che lo faccia a titolo gratuito. A partita conclusa ci divideremo. Non starei parlando sul serio. Ci stai chiedendo di truccare la partita. Tu sei il capitano di una squadra nazionale, non è un minimo di orgoglio. Calmati, Axel. Sentiamo cosa da dirci prima, no? Perché lo fai? Perché? Un momento. Non mi dirà che tutte le vostre vittorie sono state ottenute con l'inganno. No, ti sbagli. Noi giochiamo con onore e trasparenza. Tutte le nostre vittorie sono state il risultato del nostro duro lavoro, ma questa volta... Mi dispiace. Non avrei dovuto provarvi una cosa simile. Dimenticate quello che vi ho detto. Aspetta, Mac. Che cosa gli prende? Lo capitano della squadra favorita. Pensavo che fossi un mito, invece non è altro che un miserabile imbroglione. Stasera faccio un bel falla con i sei paster. A che cosa stai pensando, Mark? Quando ho visto Macro Bingo la prima volta ero rimasto sbalordito. Sembrava così tranquillo e sicuro di sé. Ora mi è sembrato tutto l'opposto. Deve essere successo qualcosa. Mi chiedo... E se ci fosse lo zampino di Zuno Arise? Dopotutto lui è l'allenatore del Brasile. Se è così dobbiamo intervenire. Non perdonerò mai Zuno Arise per quello che ha fatto a... Mai!
Ti capisco, Jude. Scommetto che Mac è ritornato nell'area brasiliana. Seguiamolo. Andiamo nell'area brasiliana, allora. La Brasileira? Com'è che si dice? Boh, andiamo. Ad ogni modo, aspetta, chi c'è qua? Una ragazza del nostro fan club? Usarli una sola volta. Ci sono 11 volumi, sono sparsi in tutto il mondo. In tutto il mondo. Bene, quindi dovrò cercarli anche in altri posti. Non solo qui nell'area Giappone. Non solo qui a Liocot, ma in tutto il mondo proprio. Allora facciamo così, andiamo, va. Eccolo qua, Brasile o Brasil. Traversa. I tavoli fatti con le botti di legno. Sono dei grandi tamburi giganti. Tutti che giocano a calcio, tranne le donne. Perché le donne non dovrebbero giocare a calcio, non l'ho capito. No. Quanto pare saranno sessisti quelli del level 5. Certo, voglio dire, sessisti fino a un certo punto. Ma una battuta, perché me la devo spiegare? Guarda tutte quelle persone che giocano a calcio, fantastico! Beh, i brasiliani vanno matti per il calcio, anche perché non hanno altro da fare tutto il giorno. Giocano a calcio, è l'unica cosa che hanno. Attenzione! L'unica cosa che hanno in alcune parti del Brasile. Ci sono parti del Brasile che sono straricche. Attenzione. Macrobingo in orario nazionale. Lo chiamano i re dei fantasisti. Ma allora perché è venuto a dirci quella cosa? Dobbiamo trovarlo. Diamo un'occhiata in giro. Perfetto, allora. Iniziamo da qui. Vediamo un po'. Troviamo una fascia esotica. Aha, però. Aspetta. Potrebbe esserci qualcosa? Nope, niente. Signorina? Ciao a tutti. No, va bene, vediamo un po'. Oh, allora, tu dovresti avere degli appunti che, mamma mia. Richiamo del lupo e calcio gemello F. Baba ruota invocata. Aikido. Ah, l'Aikido. Praticamente quella che fanno i Secret Service, Vittoria e la bionda. Salto temporale, scudo planetario. Balena, burrone. Pugno, difesa tripla, che mi piace, e barriera. No, voglio comprarla. Ah, l'ho spesi. Ok, però devo tenermi un po' di soldi, perché ci sono altre sfide, altre cose da comprare, non altre sfide. Altre sfide da fare, ma altre cose anche da comprare. Tu vuoi la password? Non ti parlo neanche, perché già lo so che vuoi la password, quello. Allora, di là non ci si può andare perché Zular Rice ha sbarrato la strada, a quanto pare. È colpa di Zula Rice. Moneta gialla, che ce n'ho troppe. FFI di info, no? Eccola qua. Allora, aspetta. Andiamo prima sempre dentro al forziere. 1020 punti, ottimo. Mi serviranno perché qua si dovrebbe comprare, come in ogni G-Mart, delle altre aree. Non c'è. Strano, pensavo ci fosse una mappa e una sfida versus, ma nulla. Niente, allora, ne farò a meno. Vediamo un po', dovrei andare di là, a destra ora. Ma se qui c'è qualcosa, c'è sempre qualcosa. Ciondolo forza bronzo, ma argento dovrei trovare. Ne ho trovati 4 bronzo. Tra ciondolo forza, PE massimi. Oh, punti energia massimi, quindi possiamo resistere un pochino di più. Però no, vorrei trovare quello che aumenta i punti tecnica, anche se di poco. Ma tanto per il gusto di aumentare un paio di punti, mica una cosa esagerata. Anche se credo che tornerò a fare un po' di allenamento speciale lì alla palestra, eh. Va bene, a questo punto andiamo di là, vediamo. Oh, finisce così? Cioè, siamo partiti da vicolo, siamo partiti? Ah no, ma strano, non. Che ci ha fatto fare così allora? Vabbè. L'importante è che ci possiamo andare. A questa dispiace non so cosa. Va bene. Dovrei parlare con questi qui, credo. Fermo! Non ho fatto niente di male! Ah, la colpa è di quello stupido tuo fratello e del suo stupido modo di giocare a calcio! Prendilo! Aiuto!
Non devi attaccare me, attacca lui! Ah! Devo fare qualcosa! Ah! Mamma mia, l'ha ucciso! Cioè, la potenza da quel partito che sentivo proprio... Boom! E il cane dovrebbe essere spappolato, poverino! Mac! È Macro Bingo! Ora vi faccio vedere io, nessuno peste piede a Macro Bingo! Ma chi? Non era Mac a parlare? Chiedo scusa per il comportamento di questo ragazzo. Non voleva essere scortese. Non succederà più. Perché chiedi scusa? Sono loro che hanno tratto marcio! Datevela tra di voi. Che tristezza vedere Macro Bingo scendere così in basso e pensare che una volta eri il mio eroe. Mamma! Voglio la pappa. Siete arrivati, ragazzi. E ancora una volta ho dato una pessima impressione. Che succede, Mac? Chi erano quei tipi? Quei farabutti lavorano per Zula Rice. Sono pagati per fare il lavoro sporco. Ma non avrei mai pensato che arrivassero ad attaccare un ragazzino indifeso. Adesso basta. Dobbiamo affrontare Zula Rice e chiudere questa faccenda una volta per tutte. Devo entrare di nascosto nella sua villa e trovare le prove incriminanti che smascherino i suoi nostri piani. Aspetta, Mac. Se ci spieghi di cosa si tratta, potremmo aiutarti. Grazie, amico. Ma devo vedermela da solo. Questo problema riguarda solo noi. Meglio che non vi mischiate con Zula Rice. Mac, aspetta. Ma noi non siamo le tipi che se ne stanno con le mani in mano. Sembra che Macro Bingo abbia molte questioni in sospeso. Mi chiedo quali prove incriminanti speri di trovare nella villa di Sulan. C'è solo un modo per scoprirlo. Seguiamo Mac e cerchiamo di aiutarlo nella sua indagine. Ho sentito dire che la villa di Zula Rice si trova nei paraggi dell'area brasiliana. Il posto pullulerà di guardie, quindi dobbiamo muoverci con cautela. Ora può accedere alla villa di Zulan nell'area brasiliana. Ok, quindi dobbiamo andare praticamente là dove l'area era bloccata da quei due energumeni che non ci hanno fatto passare. Eh sì, infatti quei due tipi non ci sono più. Macro Bingo li avrà spazzati via con un calcio, con il suo tiro. Samba? Mamma mia, cioè, proprio... Su questo è il posto dove passa le vacanze, eh. Quindi questa è la villa di Zula Rice. Mettiamoci subito a cercare. Cosa? Chi c'è qui? Ah, ecco. Oh, ho perso la chiave. Peggio per te. Verrai ucciso male. Ma cosa, così usciamo? Ma ditemelo, io non so le cose. Intanto esploro sempre alla ricerca di qualche scrigno. Ma qui c'è campo da calcio, nulla. Eccolo, va. Te li porgono su un piatto d'argento? Guardate qua la tecnologia del DS a suo tempo, che faceva? Faceva muovere i teli col calore in alto e in basso, in alto e in basso. Sì, era una cosa abbastanza basilare da fare a quel tempo, quindi... Nulla di che, però è bello. È bello che ci abbiano pensato e no che li abbiano lasciati lì fermi, tesi. Dovremmo entrare da qui, ecco. Oh no, qui forse dopo ci dobbiamo venire. Non mi ricordo, c'è triangolo Z. Triangolo Z addirittura. Mamma mia. Cerca le prove nella villa di Zulan. Qui non c'è nulla. Quindi suppongo che non sia qui il posto chiave. Torniamo di là. Vediamo un po'. Anche perché la guardia ha detto che la porta non era chiusa a chiave. Quindi qui dovremmo potremmo venirci dopo. Potremmo doverci venire dopo, invece forse no. Oddio. Sicuramente il computer contiene informazioni preziose. Lo credo anch'io. Qui dovremmo trovare tutte le prove che ci servono. Lasciate fare a me. Se serve un supporto tecnico, allora sono la persona giusta a scaricare dati in un battibaleno.
Perché chi non va in giro con delle chiavette USB con sé? Strano, pensavo di trovare Mac qui, ma forse se n'è già andato. E opla, dati scaricati e perfino stampati. Sono proprio un mago dell'informatica. E mo dovremmo venire scoperti. Quindi erano queste prove che stavamo cercando. Diamo un'occhiata. Non ora, Mark, non c'è tempo. Dobbiamo battercela, e alla svelta. E mo veniamo a stand... Eccoli, eccoli, va. Dove credete di andare? Ah, siamo spacciati. Questi sono gli stessi farabutti che ci hanno impedito di giocare contro l'Argentina. Quindi lavoravano per Rice. Non crederete mica di svegnarvela così. Come prima cosa voglio quel documento. Le cose si mettono male, hanno preso il documento con le prove. Dobbiamo riprendercelo. Mac e la sua squadra contano su di noi. Ma recupera le prove, ma se io entrassi da qui non si apre. Come volete, ve ne faremo pentire. Giochiamocela! Hanno con me giocatori Minion e Coyote. Vabbè. Peggio per voi. To. Ma io di questo che vuoi? Fiammata! Tripla! Ehi. Bello, ma non efficace. Grande! E questo è un gol, ne volete altri? Se ne volete altri basta che ce lo diciate, eh? Diagonale. Oh, lo schema di gioco diagonale forse è quello che piace a me. Evviva, ci siamo ripresi le prove. Oh. Wow. Grazie per la divertente scenetta. Hai dimostrato a tutti noi di non essere nient'altro che un pollo, Minion. Ce ne sono altri? Non ci posso credere. Questi sono tizi che non vorrei mai incontrare in un vicolo cieco. Qualcosa mi dice che siamo nei guai. Che cosa facciamo? Ehi, voi, da questa parte! Chi è? Ah, è Hector! Forza, potete scappare di qua, ma dovete sbrigarvi! Chi era quello? Uno sicuramente più amichevole di quei tipacci, ma non c'è tempo per le presentazioni, andiamo. Presto, scappa dalla villa. Ma ok, no, volevo parlarci. Volevo fare amicizia. Oh, ecco un oggetto, va. E di qua nulla? Ok. Ci ferma lui. Da questa parte, scappiamo con la barca. Grazie mille. Ce l'abbiamo fatta, li abbiamo seminati, credo. Grazie, non ce l'avremmo mai fatta senza il tuo aiuto. Un momento, me ti conosco. Tu sei Hector Aereo, il capitano del Cotterl, dico bene? Tu sei il capitano dei piccoli giganti. Davvero? Ehi, devo chiederti una cosa molto importante. Il vostro allenatore si chiama per caso David Evans? Come dici? Il fatto è che penso che si tratti di mio nonno. Per caso ne sai qualcosa? No, niente. Il mio allenatore si chiama Dave Arrows. Io lo chiamo maestro. È stato lui a insegnarmi tutto quello che so sul calcio. Mi dispiace deluderti, ma non credo che si tratti di tuo nonno. Ora devo scappare. Pazienza, grazie comunque. Lo sa lui, lo sa. Se n'è andato. Chissà cosa ci faceva nei pressi della casa di Svula Rice. Comunque, per fortuna si trovava lì. Grazie a lui siamo riusciti a scappare con la prova che stavamo cercando. Hai ragione. Forza, torniamo agli alloggi e esaminiamo il documento. C'è qualcosa che non mi torna. Se questa prova è così schiacciante, Rice avrebbe protetta a qualunque costo. Mi sembra tutto un po' troppo facile. Non sbagli, Giulio, non sbagli. Sicuramente qua ci stanno Hillman e Travis, vediamo un po'. Yes! Abbiamo trovato questo documento di Zula e Rice. Sì, vi ho certo che avete trovato delle prove che potrebbero incriminare Zula e Rice. Ci chiedevamo dove fosse sparito dopo la partita. Sembra proprio che non riuscirà a tenervi lontano dai guai. Beh, almeno sono tornati sani e salvi, e questo è l'importante. Mark consegna le prove incriminanti ad allenatore Hillman.
Questi grafici mostrano la produzione totale di petrolio dell'Universal Petroleum. La compagnia di Zula Rice. In sintesi si tratta delle riserve disponibili nei suoi giacimenti petroliferi. Non ci posso credere. Sembra che le riserve di petrolio siano al minimo. Stai dicendo che i suoi giacimenti petroliferi sono quasi a secco? Di sicuro non ne sarà contento. Questi altri dati sembrano ancora più preoccupanti. Date un'occhiata qui. Che cosa sono? Missili, carri armati! Sembra un vero e proprio arsenale! A quanto pare tutte queste armi sono di proprietà di Zula Rice. Guarda queste cifre! È vero che dirige una multinazionale, ma cosa se ne fa di tutte queste armi? E se si trattasse di... E se il piano di Zula Rice fosse di dare inizio a una guerra? Cosa? Una guerra? Quando scoppia una guerra il prezzo del petrolio va sempre alle stelle. Una guerra comporta un altissimo consumo di petrolio. La domanda sale, ma l'offerta è bassa. Per questo il prezzo sale. Zula Rice avrebbe solo da guadagnarci da una guerra. E se avesse il controllo totale anche sulle armi avrebbe il mondo in pugno. Forse era questo a cui Redark si riferiva quando ha detto che il mondo di Rice è più oscuro della notte. Ricordi? Il primo ministro Vanguard aveva detto che i rapporti tra gli stati sono diventati molto più tesi da quando è iniziato il torneo. E se Zula Rice fosse l'artefice di tutto ciò? E se fosse davvero determinato a provocare una guerra? Non possiamo permetterglielo. Il calcio non ha niente a che fare con la guerra. Beh, ora che ne abbiamo la prova dovremmo essere in grado di sventare i suoi piani. Consegnerò questo documento ai membri del direttivo del Football Frontier International. Non preoccupatevi, me ne occupo io. Voi pensate piuttosto ad allenarvi per la partita contro il Brasile? Va bene, dottor Hillman. Buona fortuna. Mamma mia. Che disastro. La squadra brasiliana è superiore alla vostra in tecnica, forma fisica e ingegno tattico. Dovrete fare del vostro meglio, o le chance di arrivare alle finali saranno nulle. Ci siamo capiti? Ora allenatevi. Sì, mister! Ma tutto questo nel prossimo video, come sempre con Giovedì, grazie per aver seguito anche questo video di Nazionale Ventre Lampo Folgorante. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!